Bene. Ciao ragazzi. Bene, inizio il video con bene e non va bene. Allora, questo è un video, i preferiti del mese di settembre. Sono parecchi, quindi inizio subito, perché veramente a settembre mi sono sbizzarrita, però soprattutto quelle cose che riguardano la base. Ecco, iniziamo proprio da quella. Sì. Allora, no, iniziamo, sì, da quella. Allora, Sì, ho dimenticato una cosa, eccola qua. Allora, come fondotinta liquido sto usando veramente tanto in questo momento il Rimmel Match Perfection, che è questo qua della Rimmel, appunto, il Match Perfection. Il mio è nella colorazione 200 Soft Beige, che era la più chiara che c'era, ed è SPF 18. Allora, oltre ad avere un profumo molto molto buono, trovo che abbia una copertura media ed è molto confortevole sul viso, dura abbastanza, diciamo che sulle 7-8 ore dura, e mi piace veramente tanto. Quando usavo questo, lo andavo a fissare con o la, appunto, vabbè, credo di che fare, sarà la preferita quasi di tutti, perché vabbè è sempre una delle migliori, la correcting powder di Elf, questa qua, che sarebbe la correcting powder, insomma, ecco, di Elf, che io quando avevo voglia di un effetto matte che non mi rendesse molto lucida andavo ad usare questa qua, mentre quando tipo uscivo la sera, che comunque non mi interessava, volevo dare un po' di maggior coprenza a questo, diciamo, usavo la mineral booster di Elf. La mia è nella colorazione tinted, e vedete che è scura, e la devo usare per forza in questi mesi, l'ho usata molto quest'estate, scusate se guardo di nuovo, non capisco se riprendo, perché è scura e l'ho presa apposta per l'estate io questa colorazione. Scusatemi se sono struccata, ma ovviamente io lo sono in tutti i miei video, lo sapete ormai, a meno che non faccio un video tutorial, però comunque ho appena fatto la mia pulizia del viso, faccio tipo una volta al mese quella potente, e quindi sono anche un po' con le occhiaie e tutto, devo mettere ancora la crema e il resto, però comunque ho voluto girare questo video, non ho voluto approfittare. Se vi interessa vi farò un video anche della skin care, perché comunque so che interessa. Va bene, ho fatto vedere questi. Allora, quando non usavo quel fondotinta lì, allora io il fondotinta liquido lo usavo per la sera, se dovevo uscire la sera sinceramente, o se comunque avevo una giornata importante dove avevo bisogno di una maggiore coprenza, altrimenti andavo ad usare il fondotinta della Kiko, quello in polvere, fatto così, della Sunproof Powder Foundation 201 Natural, ed è questo qui. Non è neanche tanto scuro e va benissimo, anche adesso che ho perso un po' di abbronzatura continuo ad usarlo, e mi piace tantissimo perché comunque non fa l'effetto mascherone, è un effetto piuttosto naturale, mi piace davvero tanto. Purtroppo non si può più trovare questa collezione, però meno male che l'ho preso perché mi piace veramente tanto, lo sto sfruttando davvero tantissimo. Poi, ovviamente questo non andavo a fissare con nulla io. Come correttore sto usando la palettina di Catrice, che avevo già da un po', però non avevo tanto usato. E maggiormente ho usato, vedete che ci ho fatto al solco, quello più scuro. È questo qua. Però quello più scuro lo sto usando per le occhiaie, proprio perché mi vanno a coprire in questo periodo che sono un po' abbronzata le occhiaie. Gli altri colori non li sto tanto usando perché io ho una pelle che non è tanto pura in questo periodo, cioè io non soffro di brufoli o cose del genere, sì, ne può scappare uno o due, ma non, niente di che, ecco. Una cosa che ho però sono i punti neri, appunto devo fare la skin care ogni tanto, però questa qui è ottima come palette perché io metto i correttori sono cremosi ma non pesanti, cioè non ti vanno a segnare le rughette d'espressione o quant'altro. Certo, vanno dosati, non è che te ne puoi mettere un quintale, però sono molto buoni. Un'altra cosa che mi sono dimenticata sempre per il viso, che metto di solito prima di fondotinta, è la Skin Tone Prime Corrector della Kiko, questa qua,
Io lo uso un po' come primer perché ogni tanto, cioè io soffro di gote rosse e qua appunto ho uno sfogo che mi esce ogni tanto. Non è uno sfogo, cioè da quando sono nata, mi esce quando sono arrabbiata, quando fa caldo. Non è sempre, non c'è sempre, allora lo metto per sicurezza, non di che mi esca mentre sono truccata, ecco. Ed è molto buono perché secondo me idrata anche questo. Poi, come blush, assolutamente questo qua di Kiko, che è uno di quelli che ho usato di più, che è in Mariachi Pink. Ho usato anche l'altro in Marine Coral, però il Mariachi Pink di più perché mi piace molto questo rosa super luminoso e presi tutti insieme fa un bellissimo color pesca, diciamo, molto bello e luminoso. Vedete qua, preso solo quello rosa, è luminosissimo ed è rosa, cioè non sapete proprio la differenza, quello sopra è rosa e l'altro è tipo il pesca mischiato. Poi è un profumo che mi piace tantissimo, sempre come blush, che di solito usavo in combo con quello lì se volevo che il trucco mi durasse di più, comunque solo questo qui per dare più luminosità al trucco, è uno dei Glow Touch della Kiko, quelli che vanno sia per come blush che come lucidalabbra, diciamo. E il mio, io ce l'ho tutti, però questo qui è lo 01 Bitter Margherita, che è fantastico, che ha questo color, no, la videocamera è falsa, sarà la luce che fa schifo, forse così lo... è un color corallo rosato, molto bello, così forse lo percepite, questo colore qua è fantastico, tralasciando il fatto che hanno un profumo che è favoloso. Io li ho usati come blush, non li ho ancora usati come gloss, però come blush mi piacciono tantissimo. Poi passiamo agli occhi. Beh, gli occhi cosa vi posso dire? Io sto adorando questo ombretto singolo di Kiko, che è il 129. Ed è questo qua. Allora, un color crema, rosato, che ha un trilione di glitter. Allora, io questo qua lo adoro da mettere solo sulla palpebra mobile, proprio quando non ho molta voglia di truccarmi e devo stare su, cioè, solo per dare luminosità alla palpebra mobile, diciamo, con un po' di mascara, un po' di eyeliner. Io lo adoro questo qua da metterlo, proprio per un trucco semplicissimo. È fantastico, dà una luminosità alla palpebra paurosa. Altro ombretto singolo, che questo credo che sarà il mio preferito di tutti i mesi perché lo adoro, è questo qua di Pupa, della Luminous, come cavolo si chiama lui, il numero 18, che è questo oro ramato. Ragazzi, è qualcosa di bellissimo, cioè io non è qualcosa di favoloso. Cioè, io lo adoro proprio, lo uso molto molto spesso, guardate che bello. Se non lo uso proprio sulla palpebra mobile, lo vado ad applicare nel dotto lacrimale per illuminare ed è bellissimo veramente. L'avevo comprato all'outlet della Pupa di Columbo, se non erro. Poi come palette invece ho usato tantissimo questa qua di Proline. L'ho usata anche molto quest'estate, però l'ho sfruttata anche questo settembre. Ed è questa qua di questi colori stra fighissimi, stra pigmentati. È proprio bella, 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 bella. Tra l'altro ha pure una cipria, due ciprie, una terra. È proprio favolosa sta palette, l'adoro. Ha dei colori stra pigmentati e stra fighi. E l'ho usata a Maria, che infatti vedete che è un po' torturata, cioè. Poi, rimanendo in occhi, ma non scatta. Ah, fantastico, si è rotta la chiusura. Fantastico. Sempre occhi, la mia matita da sempre, ma questa è da sempre preferita nera, è questa qua della Color Trend dell'Avon. Avon della Color Trend, avrà un annetto più adesso, vabbè, guardate che c'è punta, però è stra nera e l'adoro nella rima interna dell'occhio perché è proprio nero,
Poi un altro prodotto che mi piace molto, o che comunque sto usando di più perché forse voglio anche finire, però mi piace, è l'Essence Sun Club, l'eyeliner in poche parole, Essence Sun Club 100% Splash Proof, con questo pennino qua, molto fine, molto bello. È facile fare la linea dell'eyeliner, solo che ultimamente un po' perde, perché perde, nel senso non fa la linea precisa, perché non precisa, sta finendo, ecco, in poche parole, devo fare più passate, questo qua, e mi piace molto. Poi sempre per gli occhi ho questo ombretto cremoso che è un long lasting di Kiko, della collezione che era uscita appunto quest'estate, no? Ed è il color burro, vedete? Provo a farci lo swatch. Mi piace usarlo come base quando faccio dei colori, dei trucchi, questo qua, molto naturali, e lo uso come base molto spesso. Poi, sempre occhi, ho il gel fissatore delle sopracciglia di Essence, ma questo c'è sempre nei miei preferiti, sta crepando perché sta finendo, e lo adoro perché insomma me le fissa bene e quant'altro, è del low cost, quindi ve lo consiglio. Mascara, mascara assolutamente preferito del periodo è Ciglia Finta e Farfalla della L'Oreal. Mi ci trovo da Dio. Per chi non lo conoscesse, vi faccio vedere lo scopolino particolare. Allora, lo vedete? Allora, nella prima parte più largo, poi vado a sottigliarsi facendo tipo ad onda, in modo da accompagnarvi verso l'interno dell'occhio a pettinare le ciglia. È favoloso, ve le districa molto bene, non le unisce assolutamente. Io non sono una di quelle che fa 300 passate con il mascara perché poi pesantisco le ciglia e non mi piace, però a me piace tantissimo l'effetto che fa questo mascara. Una cosa che mi sono dimenticata è il pennello che sto usando di più in questo momento per applicare il fondotinta, che è questo qua della Sephora. Questo è quello della Elf, però vi dico questo perché questo qua è appena arrivato da poco. È il numero 45 della Sephora ed è fatto così. È per polveri minerali, ma io mi ci trovo da Dio a stendere il fondotinta liquido. È un po' troppo costoso, però secondo me l'unico pennello costoso che non dovrò mai costare, perché l'ho pagato 18 euro ed è una stessata, però vabbè. Poi labbra, come labbra ho questo nude della NYC, della New York Color, con cui mi ci trovo da Dio, e lo setto è questo, infatti vedete era più lungo, me lo sto divorando praticamente, ed è il numero 440. Mi faccio lo swatch, è un nude marrone molto molto bello, lo vedete, guardate, fantastico, è cremoso, è confortevole sulle labbra, dura abbastanza, no, mi piace proprio, è davvero qualcosa che costa. Poi un altro prodotto labbra che mi piace abbastanza è il Creamy Lip Gloss della Kiko. È un jumbo pencil, mi piacciono anche quelli della Essence, quelli che sono usciti con l'ultima collezione, però c'era da poco, quindi non li ho usati tutto il mese, mentre questo sì, ed è questo colore fucsia che ve lo metto a fianco al nude. Madonna, l'ho rovinato, no? Ed è questo fucsia fantastico, colora anche abbastanza le labbra, mi piace tanto, è confortevole, morbido, durata direi un'ora e mezza, due, poi comincia un po' a scemare il colore, dovete farci una ripassata, ecco, però è molto buono, mi piace tanto tanto. Altro prodotto labbra che straconsiglio, ma non solo sto colore, tutti quelli che ho, ne ho 4, li adoro, sono i gloss della Debra, il grossissimo. Io vi faccio vedere uno dei miei preferiti, di Deborah, il mio preferito è assoluto lo 09, che è questo colore arancio corallo con questi glitter oro, verdi, rossi, ha glitter di tutti i colori, è veramente bello, ragazze, mamma mia, lo metto a fianco al rossettino di Kiko, questo qua, non so se si percepiscono i glitter, ma è favoloso, è confortevole, vi lascia le labbra lisce con questo gloss fantastico, vi fa veramente le labbra belle belle belle.
questo l'ho pagato scontato del 50% io, se non erro, sì. Che ho fatto l'acquisto un po' di tempo fa. No, questo qua è il primo che avevo comprato, l'avevo comprato prima. Poi ho fatto l'acquisto degli altri e l'ho ricomprato, questo qua, perché l'ho preso per mia sorella. Questo è un altro, è famoso, cioè l'ho preso anche per mia sorella, tanto che bello. Poi altri tre prodotti ho. Uno è la crema che sto usando per il viso, la Argania Iris del Marocco della Bottega Verde. Molto molto buona. Non è pastosa, ha un profumo eccezionale. Beh, un po' la sto usando, piano piano la sto finendo. Poi un altro prodotto che adoro, che sto adorando, è questo struccante della L'Oreal, il bifasico della L'Oreal. Ragazzi, strucca benissimo, ma soprattutto non mi fa male all'occhio, non mi brucia niente, è favoloso. Leva il trucco waterproof e ha un costo irrisorio, perché se non sbaglio è costato 5 euro qualcosa, non è che costa tanto, 3 euro qualcosa, non mi ricordo, però non costa tanto e me lo sto mangiando. Ultimissimo prodotto che sto usando, è l'unica cosa che ripetitivamente sto usando, anche se la sto testando un po', è il Top Coat Gel della Pupa. Allora, lo sto usando, però secondo me non è che dura più così tanto lo smalto. Sarà perché io comunque non sto fermo un attimo, però mi piace, però ci sto ancora lavorando, diciamo. E basta, ho finito. Ho anche filato il dito nel colore, fantastico. Eccola. Un disastro dopo l'altro. Già qualcosa che non è entrato uno dei miei genitori a rompere le scatole. Allora, penso che prossimamente pubblicherò un video anche sulle unghie. In poche parole, siccome domani lo farò oggi, domani devo andare a un battesimo, farò le unghie, io farò la base e tutto quanto, qua mia sorella ci fa il decoro, ti posso fare le unghie, fa un decoro lei, e penso che girerò il video, lo editerò, insomma, magari può essere d'aiuto a qualcuno. Io non mi metto a fare i disegnini perché sono imbranata. Mia sorella è artista, è una pittrice, tutto, cazzo a Dio, è più brava, la sfrutto per questo. Ah sì, scusate, ho dimenticato l'ultimo prodotto, che idiota, è questa crema, la Loe Latte Corpo, sempre di Bottega Verde, ma lo sto inquadrando qua, alla Loe di Bottega Verde, che ha un profumo buonissimo, e la sto usando appunto sempre dopo la doccia, queste cose qua, il latte corpo, niente, sto usando questo, volevo dirvelo. Niente, adesso ho finito. Niente ragazzi, spero di avervi tenuto compagnia, che il video vi sia stato utile per capire quei prodotti che più mi piacciono in questo periodo, che magari vi posso consigliare di usare di più. Tutti quelli che vi ho fatto vedere mi piacciono. Spero il video vi sia piaciuto e niente, alla prossima volta ragazze. Ciao!